Allora, buonasera di nuovo a tutti, io ringrazio la CNA per l'invito e ringrazio tutti voi per essere qui. Quest'oggi parliamo di un tema che ha interessato e interessa la politica in maniera ossessiva e invece gli imprenditori, i cittadini li interessa in termini, diciamo così, di pagamento. Ed è un tema in cui si vede in maniera forse più evidente che in altri casi il caos in cui ci stiamo dibattendo ormai da alcuni anni. Le tasse sui rifiuti negli ultimi 3 anni hanno cambiato nome 3 volte e voi pensate che l'anno scorso in Italia noi avevamo contemporaneamente in vigore 5 tipi diversi di tasse sui rifiuti a seconda del territorio in cui ci trovavamo. Questo qui è sicuramente un record europeo, se non mondiale, 5 modi diversi di tassare una roba che si tassa in maniera ordinata in tutto il mondo, perché in tutto il mondo c'è gente che produce i rifiuti, un servizio che li deve raccogliere e smaltire e che in qualche modo si paga. Noi su questo tema, che non è complicatissimo per la politica, insomma ci sono attività umane più complicate che tassare i rifiuti, siamo riusciti a fare un caos a livello nazionale straordinario e naturalmente in questi 5 anni di continui cambiamenti, variazioni e così via non ci hanno aiutato a fare una gestione un po' più ordinata e un po' più efficiente, tanto è vero che se noi guardiamo in Italia, genericamente, il livello di pagamento, cioè di quanto noi cittadini o imprese paghiamo per i rifiuti, non è in alcun modo collegato alla qualità del servizio. Cioè non è che dove si paga di più c'è un servizio migliore e dove si paga di meno c'è un servizio peggiore. Questo collegamento, parlo a livello nazionale, non c'è. La cosa importante del convegno di oggi è che, almeno nelle intenzioni, non ci limiteremo a discutere così genericamente del problema, ma proveranno gli operatori a discutere di proposte concrete da applicare sul territorio per migliorare un po' sia la gestione sia soprattutto il pagamento, perché poi ovviamente un tema del genere su una piccola impresa ha un rilievo importante quando si fanno i conti a fine anno e soprattutto in questa normativa così caotica come ho provato a dire un attimo fa, si introduce la possibilità di lucrare un po', di fare un po' delle azioni furbe sul piano dei rifiuti e di far tassare 2 volte la stessa cosa o di far tassare la raccolta di rifiuti che in realtà poi l'imprenditore è costretto a gestire in proprio in modo tale che paga l'operatore privato che gli gestisce i cosiddetti rifiuti speciali, ma vengono assimilati a quelli urbani in modo tale che si pagano 2 volte. Mettere un po' di ordine in questo settore non è cosa semplice, ma è cosa necessaria perché ne va del carico fiscale di cui discutiamo tutti i giorni sui giornali, in televisione. Voi pensate che proprio questa mattina la Corte dei Conti, nella sua relazione annuale sulla finanza pubblica, è andata in Parlamento a dire che le tasse locali in 5 anni sono aumentate 2 volte, cioè del doppio in 5 anni, ma nella catena di responsabilità che caratterizza la politica complicata del nostro paese, la responsabilità è soprattutto in carico al governo centrale. Il governo centrale taglia gli enti locali perché, e poi gli dà in mano
diciamo così, una possibilità di rivalersi sul piano fiscale. Così i governi centrali che si sono susseguiti di vario colore in questi anni fanno la parte di quelli che tagliano le spese e i sindaci fanno la parte di quelli che mettono le tasse. In questa, diciamo, la complicazione aiuta sempre lo scarico delle responsabilità e aiuta sempre chi ha la leva più forte, ovviamente. Noi comunque proveremo a mettere ordine con una serie di proposte concrete. Grazie, lei ha toccato un tema fondamentale che è quello del non pagato. A me non stupisce più di tanto, un po' perché girando l'Italia vedo che le situazioni sono queste. Per, come dire, analizzare bene questo dato bisogna considerare il fatto che la Tari è un pezzettino della cosiddetta IUC, cioè l'imposta unica comunale. Noi siamo italiani, quindi l'imposta unica è tanto unica che sono tre, cioè l'IMU, la TASI e la Tari. Nel confronto con l'ICI, pensate, a livello nazionale l'ICI valeva 9 miliardi, l'IMU più la TASI ne vale 25,5, quindi è una moltiplicazione per 2,6-2,7. Di questo delta, cioè di questi 16 miliardi aggiuntivi, le imprese piccole, medie e grandi, le attività produttive in genere, diciamo così, tutto quello che non è abitativo, hanno pagato la gran parte, perché il meccanismo, senza entrare nel tecnico, ma è tale per cui questo passaggio bastona in termini percentuali in maniera particolarmente pesante proprio le attività produttive di ogni tipo, parlo dal bar alla piccola impresa, alla grande industria manifatturiera, all'ufficio dell'avvocato, del commercialista, eccetera. E naturalmente voi capite che caricare di tasse le attività produttive è un'idea geniale, no? Quando uno cerca una ripresa economica e così via, ma è proprio la natura della tassazione. Nella TARI il non riscosso ha un problema in più, perché la tariffa dei rifiuti viaggia su un parametro: la tariffa deve coprire tutti i costi, cioè non ci può essere, in sintesi, un finanziamento, no? Con la fiscalità generale. La sezione, proprio la sezione toscana della Corte dei Conti, ha detto recentemente in una delibera che spero sarà smentita da altre sezioni regionali, che il non riscosso è un costo e quindi entra nel conto dei costi che la tariffa deve coprire l'anno dopo, per cui io meno riscuoto, più cresce la tariffa, più cresce la tariffa, meno riscuoto, ovviamente, e si crea un circolo vizioso, perché non si può caricare sulla fiscalità generale. Devo dire che è uscita la settimana scorsa la sezione Emilia-Romagna, che ha detto il contrario. Si aspettano le sezioni riunite centrali che dicano: no ragazzi, non possiamo caricare sulla tariffa, perché il fatto che i paganti in Italia di tutte le tasse paghino anche la quota dei non paganti è noto, ma metterlo anche, come dire, normativamente diventa abbastanza antipatico. Ora, per entrare appunto nel tecnico dei tanti problemi sollevati da questa tariffa, io chiamo il direttore della CSA, Stefano Vivai, prego, che nella sua relazione entrerà nel tecnico. Questo è importante, perché abbiamo detto, oggi non siamo qui a chiacchierare, siamo qui a fare delle proposte concrete, per cui, come sempre capita, dobbiamo prima con chiarezza evidenziare i problemi per poi arrivare a una loro soluzione. Proprio per questo io lascio la parola a Vivai, prego. Sì, anzitutto buonasera, ringraziamento anche ai rappresentanti dei vari comuni, non solo di questa provincia, presenti, la vostra presenza è un segno di attenzione verso il nostro mondo che rappresentiamo e che apprezziamo molto. Questa relazione che mi appresterò purtroppo a leggere, nel senso purtroppo, perché la speranza è quella poi di non annoiarvi, è nata da una sintesi delle istanze, delle imprese che noi rappresentiamo, delle aree delle tre province di Firenze, Prato e Pistoia, presentate dalla Cittadina.
e deve, nel nostro intento, rappresenta la base della discussione di oggi, anche il documento politico, sintesi, delle proposte della nostra associazione per questo tipo di materia. Perché parlare di tassazione alle imprese significa parlare di un tema complesso che chiama in causa interessi generali della collettività, prima fra tutti la competitività del nostro paese. Non si potrà mai parlare di effettiva ripresa senza una risoluzione definitiva di uno status che prevede, come ben analizzato dall'Osservatorio Nazionale CNA, un accanimento sulle piccole imprese di un fisco tra i più voraci d'Europa. Nel 2015 il peso complessivo del cosiddetto total tax rate, pur calando leggermente, si assesta al 62,2%. Se poi vogliamo esercitarsi ad individuare il tax free day in un modo semplice e immediato per capire fin dove arriva nell'arco dei 12 mesi la mano del fisco sulle piccole imprese, scopriamo che un'azienda ubicata nel comune di Firenze deve lavorare esclusivamente per coprire tasse e tributi del 2015 fino al 15 settembre. A Prato fino all'8 d'agosto e da Pistoia, sembrerebbe più fortunata, fino al 4 d'agosto. Alla fine però sorge spontanea la domanda più importante: quanto rimarrà alle imprese dopo aver pagato tasse, contributi ed oneri? Quanto rimarrà per investire in tecnologia e risorse al servizio dello sviluppo del nostro paese? Oggi parliamo di una componente importante del total tax, la TARI, che dal 2014 è il tributo comunale destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Negli anni sono cambiati gli acronimi TARS, TA1, TA2, TARES, ma rimaste inalterate incongruenze normative ed applicative, con un'imposizione che non è mai stata modulata all'effettivo utilizzo di un servizio e alla produzione reale di rifiuti urbani ed assimilati. Ma la straordinarietà dell'attuale TARI rispetto agli altri tributi è una norma nazionale, la legge 147 del 2013, cioè la legge di stabilità del 2014, che finalmente aveva chiarito la base imponibile, cioè le superfici assoggettate, purtroppo completamente disattesa nel recepimento regolamentare da tutti i comuni. Nel mezzo di questo pantano le piccole imprese, impotenti nella difesa, a meno di innescare un oneroso percorso di contenzioso, insicuri tra i livelli di giudizio, senza sospensiva del pagamento. Ma entriamo nello specifico contesto. Le piccole e medie imprese promuovono da sempre comportamenti virtuosi per la salvaguardia dell'ambiente e l'uso corretto delle risorse naturali. Le aziende che si trovano a dover gestire gli adempimenti relativi ai rifiuti spesso si devono scontrare con una normativa di difficile applicazione, ricca di contraddizioni, con conseguenti inutili aggravi burocratici e con una progressiva limitazione dei costi. Pensiamo allo scandalo di Stato del Sistri e alle nuove norme di classificazione dei rifiuti che impongono le analisi anche su una scatola di cartone. A questo si aggiunge che, a causa dei regolamenti comunali errati, molte aziende da anni si ritrovano a dover pagare due volte per la gestione dei propri rifiuti, obbligate da una parte al pagamento della tariffa comunale e dall'altra a dover gestire i propri rifiuti con smaltitori professionali. Nonostante le reiterate proteste di CNA delle sue imprese, le istituzioni nazionali e locali sono rimaste per anni sorde ad ogni rimostranza. Il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risoluzione del 9 dicembre 2014, con cui la storia prima nasce una semplice nota, poi il Ministero prende gli stessi contenuti, deliberando una vera e propria risoluzione che ha un determinato valore, del 9 dicembre 2014, è stato costretto a ribadire il principio sancito dalla legge di stabilità 2014, secondo cui nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si deve tener conto di quella parte di essa dove si formano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, considerando quindi intassabili le aree sulle quali si svolgono lavorazioni artigianali e industriali che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, condizioni logiche che si dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare viene ribadito il concetto di prevalenza, considerando marginale, come logico sempre, come da sempre abbiamo detto, la produzione di rifiuti urbani derivanti dalla presenza umana. Il Ministero inoltre chiarisce che conseguentemente non può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificatamente
destinate alle attività produttive con la sola esclusione di quella parte di essi occupate da macchinari, interpretazione che peraltro determinerebbe un'ingiustificata duplicazione dei costi. La stessa risoluzione provvede a fare chiarezza anche rispetto alla soggettabilità o meno delle superfici adibite a magazzino e le aree scoperte, precisando che tali superfici devono essere considerate intassabili anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune, qualora siano produttive di rifiuti speciali. Nello specifico si delinea un divieto di assimilazione a rifiuti che si producono sulle superfici adibite a magazzini funzionalmente collegate all'esercizio delle attività produttive. Invece la realtà, un breve flash della nostra, del nostro panorama territoriale, domande di riduzione annuali con richiesta da comuni ed enti gestori di planimetrie, composizione di macchinari, questa è la richiesta che continua anche tutti i giorni, uniche superfici al massimo esentate dalla Tari o in alternativa ridicole percentuali di riduzioni forfettarie. Enti gestori, cioè imprese affidatarie di un servizio pubblico, chiamate a dare lezioni di interpretare i regolamenti, che poi sappiamo tutti essere deliberazioni di consiglio comunale, a fare cadere dall'alto in una sorta di benevolenza filantropica dopo colloqui e pile di documenti consegnati, decurtazioni di stabiliti di superfici che sono poi solo stabilite dalla legge. Oggi le imprese hanno bisogno di equità nell'applicazione della tassa, uniformità di trattamento sul territorio di tutta l'area vasta, di regolamenti chiari per l'applicazione della tariffa. In questa slide è proprio per quello che riguarda il concetto di uniformità nel territorio dell'area vasta, delle province di Firenze, Prato e Pistoia, è netta e evidente la situazione. Quindi abbiamo preso un'azienda TIP del settore artigiano, che noi cerchiamo di rappresentare, il settore della carrozzeria, quindi la categoria 19, per quello che riguarda di BL 158, una superficie tipo, quindi una piccola carrozzeria di 500 metri quadri, quindi una carrozzeria che di fatto può essere gestita da un singolo artigiano. Quindi come vedete queste logicamente ci riferiamo alle tariffe tali del 2014, visto ancora sul 2015 è prematuro, quindi la tariffa a metro quadro va a Firenze a 9,99 euro, a 6 rotti a Prato e 3,88 a Pistoia. Quindi verrebbe fuori una tariffa lorda, quindi sullo stesso tipo di auto carrozzeria, di circa 5.000 euro a Firenze, 3.400 a Prato e 1.900 circa a Pistoia. La riduzione forfettaria, che è quella che direttamente viene elargita benevolmente dagli enti gestori, prevista dal regolamento comunale, per il comune di Firenze dell'80%, per Prato 45% e per Pistoia 35%. Qui conviene sempre all'impresa di carrozziere chiedere la riduzione forfettaria. Per quale motivo? Perché gli enti gestori continuano a chiedere le prerogative come i macchinari. Sappiamo bene che una carrozzeria non ha macchinari fissi, ha trapani, abitatori, flessibili, quindi al massimo dell'attrezzatura fissa, un ponte sollevatore, un banco prova. Per cui se seguisse l'indicazione della prerogativa un macchinario verrebbe paradossalmente esentato solo la superficie magari di 10-20 metri quadri di che occupano il banco prova al ponte sollevatore. Quindi la convenienza in questo caso è purtroppo richiedere la riduzione forfettaria, paradosso applicativo appunto regolamentare del comune. Detto questo, considerando l'alta percentuale di riduzione del comune di Firenze rispetto al 45% di Prato e al 35% di Pistoia, la tariffa passa da 900 euro 999 circa 1000 euro per Firenze, 1800 rotti per Prato e per Pistoia 1200 euro. Quindi come vedete aree confinanti, una tassazione in materia di rifiuti molto diversa e quindi andrà anche a incidere e quindi a invadere la concorrenza reale del mercato. Inoltre, ricordando che la tassa sui rifiuti è dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, da sempre gli enti locali, preoccupati di garantirsi prima di tutto il gettito necessario alla copertura dei costi, hanno legittimato l'imposizione alle imprese artigiane sfruttando il vuoto normativo relativo all'assimilazione.
Particolare attenzione va destinata quindi anche ai regolamenti di igiene urbana, che rappresentano uno strumento essenziale per conoscere le modalità operative di gestione. In quasi tutti i comuni si tratta di regolamenti vecchi, non aggiornati con le vigenze normative. Ricordiamo in questa direzione che sentenze della Corte di Cassazione prevedono obbligatoriamente di individuare criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, perché non è dato valutare l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità. Potremmo organizzare anche qui un convegno a parte per illustrare la fantasia che ha animato la stesura di questi atti, dove si passa dalla completa di assimilazione di tutti i rifiuti generati nei processi produttivi, però con la possibilità magari di avere solo uno sconto della TARI del 40%, quindi il paradosso, niente assimilabile, niente posso conferire al servizio pubblico, però al massimo dello sconto è il 40%. Ai comuni più niente, perché ci sono anche questi, che hanno recepito atti non ancora considerati nel nostro ordinamento nazionale, quali la decisione della Commissione europea del 18/20/2011, per la quale i rifiuti da imballaggio, indipendentemente da quantitativi, sono sempre assimilabili agli urbani. Anche se nella realtà questa decisione era nata per buttare. Quindi, se un'azienda produce centinaia di tonnellate di tali rifiuti con copertura a proprio carico di spese di noleggio discarabile e trasporto, niente può pretendere in termini di riduzione, in quanto, ma solo nella teoria, rifiuti assimilabili agli urbani. È quindi necessario sfruttare l'occasione dell'affidamento in corso al gestore unico di area vasta per portare alla razionalizzazione di costi, ad una maggiore efficienza del servizio con una gestione manageriale dello stesso e ad una uniformità di regolamenti, tariffe e modalità operative. È lampante che per raggiungere gli obiettivi che l'ATO, comuni e le imprese si auspicano si debbano rafforzare le relazioni, ci dobbiamo riappropriare ognuno dei propri ruoli, del confronto e la partecipazione di tutti i soggetti del territorio, ancora insufficiente a garantire un rapporto davvero trasparente con la rappresentanza della società locale e delle politiche ambientali che interessano le categorie economiche. Non possiamo continuare a delegare tutto questo solo agli impiegati degli enti gestori. Come termina la predetta risoluzione del MEF, i comuni devono avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie per modificare i regolamenti, consentire una migliore ed efficace applicazione della norma e quindi evitare di insorgere in un inutile e faticoso contenzioso. La CNA non ha intenzione di avanzare una semplice piattaforma rivendicativa, ma ha invece la convinzione di poter mettere a disposizione degli enti locali la propria conoscenza, proprie soluzioni efficaci negli interessi delle imprese che rappresenta e dell'intero territorio a tutto tondo. Analizzato dunque il quadro generale delle condizioni reali in cui le imprese si trovano, le CNA di Pistoia, Prato e Firenze propongono ai comuni delle tre province, all'autorità ATO, i seguenti obiettivi secondo i principi di equità: obbligare tutti gli attori a pagare un tributo commisurato alle quantità di rifiuti realmente conferiti, entrando nel merito della ripartizione e della composizione dei costi, anche con valutazione della fattibilità della sostituzione a tariffa corrispettiva dei comuni che hanno realizzato il sistema di raccolta porta a porta. Arrivare ad un sistema che premi comportamenti virtuosi e punisca quelli scorretti, premiando le imprese che gestiscano correttamente i rifiuti prodotti. Attivare gli strumenti necessari all'accertamento e al recupero dell'evasione in modo accurato, evitando di colpire cittadini ed imprese oneste. Ripartizione realistica del peso dei relativi costi tra utenze domestiche e non domestiche. Il calcolo dei rifiuti è basato nel metodo normalizzato del DPR 158, conosciamo bene in prima parte. Basandosi sui dati, l'esperienza e la competenza dei gestori si può giungere con buona approssimazione alla percentuale di rifiuti raccolti dalle utenze domestiche e alla percentuale di rifiuti raccolti alle utenze non domestiche in ogni singolo comune. Questa, a nostro parere, è la base di partenza per un'oggettiva ripartizione di costi e quindi nella determinazione delle tariffe tali. Uniformità: dotarsi di un regolamento unico di gestione dei rifiuti urbani assimilati e del rigore igienico ambientale per tutti i comuni dell'ambito. La risoluzione del MEF dà l'occasione per adeguarsi immediatamente, prima delle definizioni delle aliquote e tariffe del 2015,
senza che si perda ulteriore tempo, si spendano inutilmente denari pubblici in altre consulenze esterne e finalmente si ponga fine all'ingiustizia che le imprese hanno dovuto subire fino ad oggi. Economicità, ridurre i costi e di conseguenza le tariffe agli utenti. Chiediamo una moratoria per 5 anni sugli aumenti tariffari. È necessario che si ponga grande attenzione all'aumento dei costi del servizio, a cui ormai da anni si assiste senza un freno. Questo a beneficio di tutti, famiglie e imprese. Occorre un impegno al mantenimento dei livelli dei costi per i prossimi 5 anni, stabilendo il tetto ai piani economici e finanziari comunali sui valori attuali. Una vera e propria moratoria che ha il merito di fermare la crescita di un costo arrivata a livelli davvero insostenibili, ma anche di obbligare tutti a ricercare le soluzioni gestionali che lo rendano realmente possibile in termini di qualità e salvaguardia dell'ambiente, oltre che di garantire la tenuta in un contesto sociale colpito oltremodo dalla crisi economica. Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti, la CNA chiede a Comuni dall'Adro l'immediata istituzione di una consulta tecnica a livello di autorità di ambito. Occorre infatti un confronto tecnico continuo e costruttivo che non può esaurirsi in momenti rituali saltuari, ma deve avere luogo un confronto strutturato attraverso un organismo consultivo di rappresentanza dell'utenza, capace così di esprimersi compiutamente sulle diverse problematiche. Tra l'altro questa consulta tecnica esisteva, aveva portato già avanti un lavoro di regolamentazione unica, poi misteriosamente è scomparsa nei meandri dell'amministrazione pubblica. Sottoscrivere un patto con i comuni e l'altro. Le imprese intendono rendersi protagonista della gestione di un servizio così importante come quello dei rifiuti. Per ridurre i costi è necessario adottare singolarmente comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti. Le buone pratiche di gestione aiutano a contenere gli servizi e la maggiorazione del costo di ogni prestazione. La CNA si fa interprete di questo bisogno e si impegna anche attraverso le sue articolazioni a diffondere le buone pratiche ambientali secondo le indicazioni dell'ARPA. È evidente tuttavia che ci siano spazi di efficienza e di risparmio dovuto alla complessità della gestione in un territorio così vasto. Oggi chiediamo di confrontarci su questi argomenti.